Sostituzione dischi e pastiglie sulla grande punto. Allora, la prima operazione da fare è assicurare la macchina con il crick. Io come sostegno ho messo un po' artigianale come supporto dei blocchetti di legno per assicurarci che resti stabile. Allora, la prima cosa da fare è levare le ruote. Adesso, tolta la ruota, il prossimo passo è quello di levare la pinza del freno. Andiamo ad allentare due dadi che stanno qui dietro e li allentiamo prima con un po' di WD-40. Eccone uno e l'altro sta giù. Mentre agisce il WD-40, levo questa piccola clip in modo tale che possiamo spostare il tubicino dell'olio dei freni. Eccolo qua. Poi con una chiave del 16 allentiamo e leviamo via la pinza freno. Io ho già spostato, allentato, ho levato questa piccola clip qui dietro che regge il tubicino dell'olio dei freni. Eccola qua. Adesso, prima di levare via la pinza, andiamo ad allentare la pinza dentro sul disco in questo modo. Facciamo rientrare i pistoncini. Eccola qua. Adesso, dopo aver assicurato la pinza all'ammortizzatore, eccola, andiamo a rimuovere le pastiglie. Semplicemente eccole qua. Una volta rimossa la pinza freno, andiamo a rimuovere anche il supporto. Il supporto è sostenuto da due viti, eccole qua, che andiamo a svitare con la chiave da 16 e Torx. Mi aiuto con un paletto perché sta stretta maledettamente. Ok. Adesso andiamo a svitare il disco. Ci sono due viti Torx da svitare. Allora, dopo aver rimosso le due viti che sostengono il disco, che alla fine servono semplicemente per mantenere il disco, perché realmente il disco viene sostenuto dai bulloni delle ruote. Allora, a questo punto possiamo cercare di levare il disco, sperando che se ne viene non si sia incollato. E finalmente, dopo 10.000 martellate, sono riuscito a rimuovere il disco. Stava bello che è incollato. Allora, a questo punto, spazzola d'acciaio, ripuliamo per bene. Perdiamoci un bel po' di tempo. Facciamolo uscire il più pulito possibile, in modo tale che dopo, una volta che ci andiamo a mettere il grasso, facciamo un lavoro fatto per bene. Se vi mettete una mascherina non sbagliate, anche perché caccia parecchia polvere.
Allora, a questo punto, dopo aver spazzolato per bene, una bella pulita. L'ho anche soffiato. Dopodiché, grasso al rame. Fate una bella insaponata senza pietà. Questo vi ricordo, il grasso al rame è adatto alle alte temperature. Quando il disco si scalda non lo fa incollare sulla parte del ferro, del supporto. Allora, dopo aver utilizzato il grasso al rame, mi raccomando, pulite le mani. Che se no rischiate di passare il grasso anche sui dischi, anche se i dischi dopo li andiamo a pulire, però comunque è sempre buono avere le mani pulite. Ok, allora a questo punto possiamo montare i dischi. Eccolo qua. Eccoci qua. Allora, perfetto. È sempre buono metterci del frenafiletti sulle viti, ma in questo momento ne sono sprovvisto. Una volta messo il disco, una bella pulita non guasta, con detergente per freni. Ho cercato di non toccarli, però alla fine comunque se li puliamo è sempre meglio, perché comunque qualche grasso di fabbrica, qualche detergente, qualcosa c'è sempre sopra. Allora, a questo punto, dopo aver montato il disco, il supporto per le pastiglie, prima di tutto andiamo a sfilare il pistoncino e lo andiamo ad ingrassare. Dopodiché possiamo sostituire, dato che era già compreso nel kit, anche i morsetti che mantengono le pastiglie all'interno del supporto. Allora, per prima cosa possiamo sfilare i pistoncini e li ingrassiamo dopo. Prima di fare tutto questo, una bella pulita al supporto con spazzola in nylon. Adesso vado a rimuovere i gancetti che sono usciti dal nuovo kit, che sono questi qui, delle pastiglie, e li vado a sostituire.
Ho rimesso anche i vernetti che reggono le pastiglie, dopo averlo spazzolato per bene. A questo punto ingrasso i pistoncini e li rimetto in posizione. Rincalziamo la gomma così va in posizione. Ora possiamo rimontare il supporto e successivamente la pinza, naturalmente senza sporcare il disco. Dopo aver maneggiato grasso ed altro, giriamo l'asse, lo mettiamo in posizione, così in modo che siamo più comodi, e dobbiamo riposizionare il supporto. Ci sono questi due pistoncini che hanno un senso, hanno questa parte appiattita che va posizionata sotto le guide, in questo modo. Ok, a questo punto posizioniamo le pastiglie. Adesso quello che dobbiamo fare, dobbiamo far rientrare il pistone della pinza dei freni. Per fare questo, prima di tutto dobbiamo svitare il serbatoio dell'olio per il semplice fatto che nel momento in cui andiamo a rimandare il pistone dentro, si crea dell'aria all'interno del circuito dell'olio. Quindi meglio stapparlo in modo tale che può sfiatare. Io sostituirò anche questo pezzo che è all'interno del tamburo del pistone, che comunque è compreso anche questo nel kit. E allora, dopodiché andiamo a collegare anche il cavetto del sensore dei freni. Quindi apriamo il cofano e apriamo il serbatoio dell'olio. Allora, aiutiamoci con una pastiglia vecchia e se ce l'abbiamo un morsetto da falegname. Quindi andiamo ad incastrare. Iniziamo a far rientrare il pistone. Lo facciamo passare internamente alla pinza in questo modo, che così quando andiamo a posizionare
La pinza freno è già in posizione. Perfetto, adesso possiamo riavvitare la pinza freno. Riposizioniamo anche il tubicino dell'olio. Allora, dischi e pastiglie li ho sostituiti con la procedura che avete visto. Adesso rimonto la gomma, dopodiché naturalmente ho richiuso anche il serbatoio. Le mani le ho lavate. Eccoci qua. Naturalmente, dicevo, cazzo stiamo a dire. Ok, naturalmente ho richiuso anche il serbatoio dell'olio. All'inizio andate con molta cautela perché è tutto nuovo e quindi potrebbe dare qualche problemino.